Irish Punk, Soul e un cielo stellato. Con queste contaminazioni si è conclusa l'ultima serata del Riviera Jazz and Blues Fest, la prima edizione di un festival itinerante che ha toccato ben 4 comuni e coinvolto artisti nazionali e internazionali con la regia della Rende of House. Al prima della fortezza l'importante è cantare. Sì, divertirsi, proporre musica di ogni genere e partecipare sempre, crescere. Suonare quello che pensi sia il tuo genere preferito, cosa sì, vuol dire? Bisogna dire che in realtà a me piace tutta la musica, quando è fatta bene da veramente da Gabbani ad Eurovision a loro, The Chain Gang, però diciamo che loro sono la mia famiglia, io sono cresciuta con loro, ho iniziato a cantare a 16 anni ed è bello anche vedere come cresciamo sempre di più, come ci divertiamo sempre di più. Il prossimo progetto in realtà non posso ancora dire che cos'è, perché è un po' per scaramanzia, non devo dirlo, però ci sono 2 o 3 progetti in cantiere su cui sto facendo un po' affidamento. Resteremo sintonizzati e vedremo. Sì, sì. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. Una ragazza molto che si sa tenere molto bene la scena, secondo me, oltre che avere una vera voce. Quindi le è piaciuta la carica? Carica che ha, la vitalità, perché ha un'energia incredibile, poi una bellissima voce. Secondo me è positivo. E per concludere la serata, gli scatenati Maones con l'Irish Punk e un pubblico che salta. Ultima serata del Jazz, Blues and Jazz Festival organizzato da Rendo insieme con 4 comuni della Riviera, quindi Savona, Finale, Spotorno e Celle. Ultima serata bellissima come sono state tutte le altre, con musicisti straordinari sia internazionali che nazionali. Non possiamo che essere contenti di questa esperienza, abbiamo portato bella musica e aggregazione in 4 diverse località della nostra Riviera. Da ora un po' di pausa in attesa del calendario per la adesso poi invernale. Ci saranno tante cose, siamo tutti impegnati come Reindorf, Officine Sole in Mano, Cattivi Maestri e Film Studio in tante cose, qua presto ci sarà gli spettacoli teatrali dei Cattivi Maestri e poi dal 2 di agosto inizierà Cinema in Fortezza. Con Reindorf andremo poi a Balla con i Cinghiali, avremo ancora qualche concerto sparso per la Riviera, si farà una bella estate per poi partire tutti ancora più carichi per una stagione nuova, densissima e speriamo sempre più soddisfacente.